Mi chiamo Laudia Muindo e ho 20 anni. Era la mia prima gravidanza e all'arrivo delle doglie sono andata a piedi con mia cognata fino al presidio sanitario, 3 chilometri in salita. Lì però mi hanno detto che non avevano un reparto maternità e che sarei dovuta andare all'ospedale. Ho rifatto i 3 chilometri fino a casa. Ne mancavano altri 6 per l'ospedale. A metà strada però ho partorito il mio bambino. Purtroppo era morto. Allora sono tornata a casa e l'ho seppellito qui. Nelle nostre comunità qua su, dove i veicoli non possono arrivare, la gente dei villaggi usa queste lettighe di stuoia per trasportare a mano in ospedale le donne in procinto di partorire. Io sono ostetrica e aiuto a partorire le donne che vengono in questo presidio. Arrivano qui da 6 villaggi. Senza l'aiuto dei volontari sanitari, però, non ce la farei. Dovrebbero essercene 45 per villaggio, ma non ci sono i soldi per formarli. Così lavoriamo fra 1000 difficoltà per far fronte all'enorme necessità di cure pre e postnatali a mamme e bambini. In più facciamo le vaccinazioni, forniamo vitamine e contraccettivi, curiamo la malnutrizione.